Ale! Ale! Passate! Siamo! Ragazzi, ma allora la consegna del trofeo dell'Europa Elite a Simone Cirilli, la Montagnola. Emiliano? Sta il presidente, no? Dimmi tu, una persona. Allora, siamo con Enrico Zulli, uno degli ultimi a mollare per il Sobat, un Sobat che ha venduto cara la pelle, ha giocato alla pari, possiamo dirlo, con la Montagnola, ha pagato forse gli 8 mesi, 7 mesi di inattività questa squadra, che però nel suo percorso in Champions, in Europa Elite, insomma, ha palesato miglioramenti strada facendo, quindi si può essere moderatamente soddisfatti. Assolutamente, assolutamente. La prima cosa è essere soddisfatti perché siamo tornati a giocare. Quello sicuramente, dopo abbiamo iniziato a settembre con tanta voglia, purtroppo per il Covid ci ha stoppato, però ci siamo rimessi in testa di ricominciare a giugno per poi prepararci per la prossima stagione, quindi sicuramente le prime partite erano di rodaggio. Piano piano sono rientrati anche i giocatori che erano stati fermi, sono rientrati i giocatori nuovi. Oggi, diciamo, eravamo 15-16 persone, tutte valide, e si è visto, abbiamo fatto una grande partita. Peccato per il gol preso all'ultimo, però è andata così, comunque possiamo essere soddisfatti. Senti, ti comunichiamo che sei stato nominato migliore in campo di questa partita. Nonostante la sconfitta, hai disputato sicuramente una grande partita, abbiamo detto che sei stato uno degli ultimi a mollare, hai trascinato in qualche modo i tuoi compagni nel tentativo di superare l'ostacolo e sei andato anche vicino al gol sul punteggio di 1-0, poi dopo poco avevate trovato il gol del pareggio. Sì, diciamo che vicino al gol più che altro me lo sono mangiato, diciamo, da quella distanza forse potevo fare meglio, però sì, sicuramente tutta la squadra, già dal primo tempo abbiamo iniziato piano, però piano piano siamo aumentati, nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, pressando alto e lottando su tutti i palloni, e anche loro hanno avuto diverse occasioni in contropiede, insomma il nostro portiere pure è stato bravissimo, il loro anche, è stata una bellissima partita che di 20 luglio, insomma è difficile vedere partite di questo livello. Però insomma abbiamo fatto una grandissima partita, insomma buon segnale per settembre. Allora, complimenti a Zulli per la prestazione personale, rinnoviamo anche i complimenti al Sobat per la prestazione, per l'intero percorso in questo torneo. Grazie. Grazie a voi e complimenti al Montagnola. Ciao grande, ciao, ciao. Grazie. Eccoci. Ciao. Mi fai venire pure il presidentissimo. Dopo, però sì. Lui. L'ultima intervista del circuito d'elite al giocatore. E allora, eccoci con i vincitori, Capitan Cirilli, uno dei veterani della Montagnola, giocatore storico anche del circuito d'elite, forse la sua ultima presenza, a 43 anni, insomma, si può giocare ancora fino, almeno una ventina d'anni ancora puoi fare. Montagnola, però, facciamo spazio ai giovani. E allora, scherzi a parte, sì. Simone, ci voleva questa coppa perché è stata una stagione travagliata, e, insomma, avevate perso una finale di Coppa Italia proprio al photo finish in modo rocambolesco. Questa sera la squadra ha dimostrato comunque di avere gli attributi, oltre alle qualità, no, dei singoli, però insomma ricompattarsi dopo una stagione così è comunque è sintomo, insomma, di qualcosa di buono che sia proprio dentro. Guarda Luciano, io penso che noi quest'anno eravamo partiti con ben altri obiettivi, perché io penso che il Montagnola come nome, come storia, deve competere sempre per tutto.
proprio storicamente, poi vinci o perdi ma devi stare sempre là, e quest'anno purtroppo non è stato così, perché in campionato eravamo partiti bene, poi il Covid ci ha bloccato e quando siamo ripartiti, fra sensi e persone che hanno mollato, non eravamo più la stessa squadra. Nonostante tutto siamo arrivati in fondo alle due competizioni di Coppa, la Coppa Italia è ancora un cruccio che ci rimane molto forte, quindi questo è stato l'obiettivo minimo, vincere diciamo una coppa un pochino minore fra virgolette, però era importante vincere, era importante vincere perché l'anno prossimo dobbiamo tornare, anche se io non ci sarò più come giocatore, ai vertici, perché non ha senso partecipare per una squadra come il Montagnolo solo per partecipare, è bello, però se vinci quando sei abituato a vincere è bello continuare, sennò poi succede un qualcosa che non è proprio ottimale. Per il resto oggi è stata una partita molto equilibrata, sicuramente abbiamo meritato noi, bisogna essere obiettivi, abbiamo avuto tante occasioni da gol, però il Sobot è rimasto in partita, ha sfruttato l'unica occasione che ha avuto nel secondo tempo sull'1-0 e ha rischiato di farci saltare tutti i piani, perché poi va ai rigori e può succedere qualsiasi cosa, se no rimane 1-1, al 90esimo prende il gol. Una squadra come la nostra ci ha abituata, quindi non mi sarei sorpreso, però alla fine l'abbiamo portata a casa, è una soddisfazione per me perché è l'ultima partita, per il presidente che sta qua, che si è avvelenato e tu sai bene tutta la stagione, quindi perlomeno la bacheca un pochino si riempie, per il mister, per i ragazzi che non hanno mai mollato, per quelli che non sono potuti essere con noi, mi vengono in mente, che ne so, Geisler, che ha dato un grande aiuto, è tornato in patria, è tornato in Germania, quindi non è qua con noi, altri ragazzi fra cui Campoli che oggi era infortunato, che non ha mai saltato una partita. E poi ci teniamo in particolar modo, in settimana è morto il papà di un nostro compagno, di Andrea, il nostro secondo portiere storico, che oltretutto era un grande uomo di calcio perché è stato per tanti anni dirigente dell'Almas Roma, quindi ci avrebbe tenuto particolarmente anche a sapere che oggi il figlio ha partecipato a questa vittoria. Quindi in primis lo dedichiamo al signor Attilio, che è un grande uomo di calcio che ci ha lasciato, e sicuramente la sua avrà fatto il tifo per noi, e poi a tutto quanto il gruppo, al mister e al presidente. Il presidente Bassesin ci ha anticipato la nomina, no, di Simone Cirilli come direttore sportivo della Montagnola. Ecco, dove bisogna andare a rinforzare questo organico? Beh, diciamo che già... oggi è una bella soddisfazione perché è stata l'ultima vittoria con la fascia di capitano e la prima da direttore sportivo, quindi oggi insomma questo 21-22 luglio ce lo ricordiamo, insomma. Adesso bisogna vedere però sul mercato quello che combini, però già io ho portato Benassi che oggi ha fatto due gol, quindi è un mio acquisto, diciamo che oggi l'ho vinta proprio io la coppa, perché l'unico acquisto che ho fatto nelle sezioni estiva ci ha portato la coppa a casa. No, sicuramente Michele è un giocatore di categoria superiore, anche se non è più giovane, perché abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme, però so che a questo livello ancora può fare la differenza, e poi se gioca Fiori e gioca Cesaretti, esatto, insomma, ecco, diciamo che può giocare praticamente Benassi. Grazie. Ciao. Emi. Vabbè, aspetti un minuto, arrivo, dai, ciao. Eccolo il presidentissimo, folcloristico, vulcanico, straordinario, però è il termine che si addice di più a Emiliano Bassesin. Ti avevamo visto la sera della finale di Coppa Italia persa in modo rocambolesco, eri a terra perché avevi detto non ne posso più, una stagione travagliata, queste delusioni, eccetera. Questa sera, diciamo, un trofeo, se no, vogliamo, di consolazione, ma è sempre un trofeo, no, e fa bene, no? Assolutamente no, il trofeo è sempre bello riceverlo, conquistarlo, qualsiasi esso sia, insomma, è un piccolo, diciamo, come posso dire, spunto per riprendere, insomma, per la prossima stagione, perché al di là poi dei risultati sportivi, la stagione per quanto ci riguarda, credo un po' tutto quel movimento, è stata abbastanza travagliata, non so se già ne avete parlato, insomma, e quindi comunque sono contento anche per i ragazzi, insomma, che si prendono una soddisfazione, perché chi è rimasto in questo periodo comunque anche loro hanno fatto parecchi sacrifici, insomma. Esatto, abbiamo parlato con Simone Cirilli, forse la sua ultima partita da giocatore. Sì. Noi onestamente non ci crediamo. Neanche io, però diciamo che sicuramente come direttore sportivo ci darà una mano, quella è la cosa principale. Poi per me lo rivedete in campo, non so. Ma poi l'ha detto anche lui, se giocano Cesaretti e Fiori io posso giocare fino alla pensione. Io in lista sicuramente lo metto, poi non si è mai che faccia un grande ritorno, insomma. Va bene, grazie e complimenti ad Emiliano Bassesin. È tutto dal Centro Sportivo Atletico 2000. Buona estate agli appassionati di calcio e ai simpatizzanti, insomma, del circuito d'élite. Grazie anche a Massimo Montiroli.